Ci sono 5 debutti, vediamo le fasi di lancio. Leggermente defilato Stiacino Jet, sbaglia invece Sing Sing JK. Anzi no, scusate, non è Sing Sing JK che sta lottando ora per il comando con Sonny Francis, ha sbagliato invece Sharon Gary insieme a Selene Dete, così sbaglia anche Sonny Francis numero che era al comando Sonny e Francis si ritrova in testa così Sing Sing JK dopo 200 metri di gara in 15.6. In vantaggio dunque l'allievo di Mario Rivara che dopo 300 metri ha in schiena Suza Daghi, mentre all'esterno c'è la progressione di Savoldi Luis. Savoldi Luis si porta gradualmente sul battistrada, si accoda, riesce a farsi spazio in corda dopo 400 metri. Numero 10, Selene Dete, squalificato. Selene Dete che ripete l'errore. Intanto completamento dei primi 600 di gara, c'è la progressione del favorito SJSAS. La favorita che avanza in... dopo 700 metri di gara con Andrea Farolfi, si porta gradualmente sui primi, arriva al salchi di Sing Sing JK, mentre ha spostato anche Stiacino Jet. Più indietro Sindia cerca di seguire le mosse di Stiacino, che viene però anticipato. Intanto 1-2-6 per gli 800, Sing Sing JK continua a guidare tranquillamente. All'esterno SJAS, che sta sopravanzando Suza Daghi. Intanto dopo un chilometro in 1.18.1 Sing Sing JK continua a condurre tranquillamente e a 400 metri dalla conclusione ha una lunghezza e mezza di vantaggio su SJS. Numero 7 Sindia squalificato. Intanto anche Sindia, mentre si fa luce Stiacino Jet, non bello d'andatura SJS sulla curva conclusiva mentre ha staccato Sing Sing JK. Sing Sing si isola in avanti sui problemi meccanici di SJAS. Ultimi 100 di gara per il battistrada Sing Sing JK che nel finale aumenta ancora il proprio vantaggio e si distacca per la prima vittoria in carriera. Il secondo posto per Stiacino Jet che regola SJAS al quarto posto. L'altra di scuderia, Sharon Gar. 1.17.2 per l'allievo di Mario Rivara. In training da Battista Congiu, signora Maurizia Bertolani, figlio di Iglesias e Frigia Egral, che dopo